Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, sabato 2 marzo. A Mestre, in vista della partita di calcio tra la squadra di casa e l'Union Coldense per il campionato di Serie D, la polizia locale sta mettendo a punto un piano di sicurezza. Il match, fissato per domenica 3 marzo, solleva preoccupazioni per possibili tensioni tra le tifoserie, già verificatesi in passato durante incontri simili. Su richiesta della Questura di Venezia, la Polizia Locale ha emanato un'ordinanza che prevede una serie di modifiche alla viabilità per la giornata della partita. A partire dalle 11 sono stati imposti divieti di sosta con rimozione su via Baracca e via Miraglia, divieto di accesso in via Baracca per i veicoli provenienti da via Carossa, divieto di transito su via Baracca dalle 12 alle 14.30 e dalle 16 alle 17 e l'obbligo di svolta sinistra verso via Carossa per i veicoli provenienti da via Miraglia dalle 11 alle 14.30 e dalle 16 alle 17. Gli obblighi e i divieti saranno controllati dagli agenti della polizia locale. L'intento della questura è quello di effettuare un filtraggio delle tifoserie e di garantire spazi adeguati per la necessità operativa di ordine pubblico, come già avvenuto in occasione di incontri precedenti, come quello tra Mestre e Treviso del 18 febbraio. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso in cono, coppetta o con lo stecco. Domenico Augusti di Cavarzere si appassiona alla fotografia ancora ventenne. Le sue fotografie testimoniano luoghi e persone dagli angoli del mondo più disparati. Alla ricerca di trasmettere culture, luoghi e tradizioni enfatizzate dalle emozioni, luoghi di preghiera e volti colmi di serenità. La mostra fotografica La DAC Quota 5000 di Domenico Augusti si tiene alla Galleria d'Arte G1 in Calle San Giacomo ed è organizzata da Orizzonti Nord-Est-Sud-Ovest fino al prossimo 15 marzo. Allora, te cosa ti ha spinto, voglio dire, il viaggio del mistero? La fotografia. La fotografia. La fotografia perché io avevo già visto i tempi buddisti, li avevo visti in Thailandia, li avevo visti in Birmania, un altro bellissimo viaggio in Birmania, e quando vedi questi tempi, quando ti attira, io parlo sempre da fotografo, sì. Non parlo di religione. Sì, certo, certo, da testimone, diciamo. Ecco, ti attira il sistema di vivere, quello che ti danno, la tranquillità e come vivono loro come buddisti. Ecco, quello mi attira, è la fotografia, io vado là fotografo. E porti questa testimonianza, qualche cosa anche gli altri possono vedere. Allora, la più grande soddisfazione mia è mostrare ai miei amici, e quelli che conosco, perché io non faccio concorsi, ai miei amici nel mio paese, quello che io ho visto. Il video completo dell'interessante intervista fatta all'autore di queste favolose fotografie si trova sul canale YouTube di Chioggia Azzurra. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'isola Saloni a Chioggia. La situazione meteorologica continua a preoccupare nelle zone fluviali della regione con piogge alternate e schiarite. Si segnalano criticità idrauliche e idrogeologiche nei bacini dell'Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone e del Basso Brenta. La Protezione Civile regionale ha confermato l'allerta gialla, fase di attenzione, per queste aree, mentre per i bacini del Po, Fissero, Tartaro, Canal Bianco e del Basso Adige
L'allerta gialla riguarda solo criticità idraulica. L'avviso prevede il rischio di frane superficiali e colate rapide nelle zone montane, pedemontane e collinari. È in corso un monitoraggio per la possibilità di colate detritiche nel bacino del torrente Rotolon. I livelli idrometrici rimangono superiori alla soglia critica lungo l'asta del fiume Agno-Gua e del canale Bisatto, mentre lungo l'asta del fiume Fratta-Gorzone i livelli sono sostenuti soprattutto nella sezione di Valli Mocenighe a causa delle operazioni di scarico controllato del sistema di bonifica. Le previsioni per la provincia di Venezia per sabato indicano piogge deboli alternate e schiarite, con temperature comprese tra i 10 e i 12 gradi. Il vento sarà da est con intensità di 9 km all'ora, con raffiche fino a 22 km, con buona visibilità, nuvolosità sparsa, permane un clima instabile con temperature tra gli 8 e i 13 gradi, vento da est e sud-est con intensità di 14 km orari e raffiche fino a 32 km all'ora. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Alla scuola primaria Santa Barbara della Municipalità Chirignago Zellarino di Venezia si è concluso con la premiazione della classe vincitrice il progetto di educazione alimentare Lo Sprecometro, promosso dal Comune di Venezia e Ames S.p.A. in collaborazione con Vivenda S.p.A., azienda di ristorazione scolastica. Durante il mese di febbraio alcune classi delle scuole primarie Don Milani, Pascoli e Santa Barbara hanno partecipato alla sfida per produrre il minor numero di sprechi alimentari durante il pranzo scolastico. La fase finale del progetto ha coinvolto gli alunni delle classi prima A, prima B, prima C della scuola primaria Santa Barbara. Dopo il pranzo è stato misurato il residuo nei piatti dei bambini per determinare la classe con il minor spreco. Ai bambini vincitori sono stati premiati con degli zainetti colorati, mentre tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di merito. Alla premiazione hanno partecipato la dirigente scolastica Anna Maria Greco, una rappresentanza di Ames e di Vivenda e la consigliera della Municipalità di Chirignago Zellarino con delega alla scuola Miriam Pessot per l'amministrazione comunale. L'assessore alle politiche educative Laura Besio ha ringraziato Ames e Vivenda per l'organizzazione del percorso educativo e ha sottolineato l'importanza di coinvolgere i bambini in iniziative che promuovono la consapevolezza dell'uso sostenibile delle risorse naturali e la prevenzione dello spreco alimentare. L'amministratore unico di Ames, Gabriele Senno, ha aggiunto che il progetto mira a generare consapevolezza e conoscenza per guidare scelte individuali verso un utilizzo sostenibile delle risorse e l'adozione di una dieta equilibrata e varia. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 2 marzo, è la farmacia San Michele in via Padre Emilio Venturini a Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Ciao a tutti. Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia trovi zaini e trolley scontati fino al 50%. Sulle migliori marche Seven, Invicta, Tinta Unita, Comics, su tutte le collezioni disponibili, dal 20 al 50% di sconto. Ma le ottime offerte valgono anche sugli astucci completi o su quelli vuoti, buste e tombolini. Offerte valide fino a fine gennaio su una vasta scelta di ottima qualità. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia.